Dopo il primo incontro con Tara, monte della Serbia occidentale che per le sue caratteristiche naturali è stato proclamato parco nazionale, la prima impressione è che siete tornati migliaia di anni indietro nel passato, quando l'uomo viveva in unione con la natura e faceva i primi passi verso il mondo civile, come lo conosciamo oggi. La spedizione parte dal luogo chiamato Kalugerske Bare, all'altitudine di 1059 metri, dove su una base calcarea crescono meravigliosi boschi di pino bianco e nero, abete rosso, eccetera. Dopo il colpo dell'ozono, siete pronti ad andare avanti attraverso i sentieri ben ordinati fino al belvedere Crnjeskovo, all'altitudine di 1035 metri. Una piccola pausa vi aspetta sulla collina Borovo Brdo negli appartamenti monasteriali che appartengono al monastero Racha risalente al 200, fondato dal re Dragutin Nemanjić. Gli amanti della storia potranno visitare la piccola chiesetta dedicata alla conciliazione dei santi serbi. Da quel punto bastano una quindicina di minuti di passeggiata attraverso il bosco fino al Crnjeskovo. E poi davanti a voi si apre un panorama che lascia bocca aperta. Tutta la bellezza della rocciosa gola Racha e dell'intera valle. Questa riserva naturale custodisce le comunità reliquie del mondo vivente come la foresta del foraggio di montagna. Nel cuore della gola, protetto dagli sguardi da fitti boschi, tace il monastero Racha dedicato all'ascensione di Gesù Cristo. Fu distrutto e ricostruito diverse volte nella storia. Nel 600 il monastero era il centro della spiritualità serba ed è famoso per la scuola di trascrizione Racha, in cui i monaci trascrivevano i libri e coltivavano la letteratura medioevale serba. Dal Crnjeskovo si vede pure la roccia croce con la croce di metallo, sotto la quale si trovano delle grotte in cui venivano custoditi i libri e nelle quali i monaci potevano entrare soltanto con l'aiuto della fune. Durante la Seconda Guerra Mondiale, sotto l'altare del monastero Racha fu nascosto il famoso Evangelo di Miroslav. Dal monastero Racha, dopo 2 chilometri lungo la gola, si raggiunge la fonte Lađevac, che sorge tra le rocce e forma le cascate. Le persone che bevono regolarmente quest'acqua affermano che abbia delle caratteristiche medicinali, soprattutto nella cura di malattie cutanee. Accanto alla sorgente si trovano le fondamenta della piccola cappella medioevale del monastero Racha, chiesetta dedicata a San Giorgio, che era il centro della scuola di trascrizione. Da Mitrovac, che si trova nel centro di Tara, all'altitudine di 1080 metri, ci aspetta la passeggiata di un'ora fino al belvedere Banjska Stena. E poi, davanti a voi, compare la sinuosa gola del fiume Drina. Questa esperienza non lascia indifferente nessuno. Nelle vene comincia a scorrere la sensazione di libertà e poi capite che la natura nel suo conforme e indomabile essere per l'uomo resta sempre una perfezione irraggiungibile.